Ciao ragazzi, di nuovo ben trovati a tutti voi da Manuel. Questo è il bar del calcio. Partiamo con la nostra intro. Cari amici, ben ritrovati a tutti voi. Per prima cosa vi invito a mettere un bel mi piace al contenuto che state per vedere, a condividerlo qualora lo meritiamo, mi raccomando, e soprattutto vi invito a prestare un minimo di attenzione in descrizione ad ogni video. Trovate dei link riepilogativi all'interno del quale in uno di essi trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio, tutte, 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 e nell'altra, qualora ne siate interessati, trovate la possibilità per acquistare uno dei miei libri. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Ho fatto una cosa che non dovevo fare. Stavo per accentrarmi nella corsia appunto centrale del raccordo anulare, che come potete vedere è bello intasato, si è tornati alla vita di tutti i giorni. Questo è per chi mi rinfaccia che non sto attento quando guido. Quando dietro a me, con la coda dell'occhio, dallo specchietto retrovisore, ho visto che c'era un signore completamente distratto a guidare con una mano e con l'altra completamente assorto sul suo smartphone. Nel dubbio mi sono tenuto a destra, così se deve andare addosso a qualcuno non va addosso al sottoscritto. Piccola premessa, è un argomento al quale sono particolarmente sensibile, abbiamo già parlato e comunque tutti ne siamo sensibili, ma c'è un'altra notizia che mi ha colpito in questi giorni, ed è la notizia di Totò Schillaci. Totò Schillaci, che oggi a un mio giovanissimo collega ho chiesto: ma tu sai chi è Totò Schillaci? Lui mi guarda, mi dice: no. E allora gli ho raccontato la storia di Totò Schillaci. Totò Schillaci, e lo dico ai giovani ovviamente, a chi non ha vissuto la favola d'Italia 90, Totò Schillaci era un giocatore che veniva dal Messina, che va alla ribalta grazie alla favola d'Italia 90, notti magiche, no? Il mondiale italiano, mi ricordo ancora la meravigliosa inaugurazione allo stadio San Siro, del mondiale, Bennato e la Nannini, notti magiche, insomma, credetemi ragazzi, io da brividi quell'estate l'ho vissuta con un'intensità, tutte le partite viste col mio papà che tornava dal lavoro, si mettevamo sul divano a vedere le partite del pomeriggio, della sera, una cosa meravigliosa. Se la memoria mi inganna, già so che ci sono persone che hanno una memoria storica nettamente migliore della mia. E una sera l'Italia stava faticando non poco contro l'Austria, che faceva parte del nostro girone. A un certo punto esce Vialli, no, Vialli fa il cross, quindi non esce Vialli, non mi ricordo chi esce. A un certo punto entra dalla panchina sto Totò Schillaci e segna di testa e pareggia, se non sbaglio. Da lì scatta l'epopea di Totò Schillaci al mondiale. Totò Schillaci sarà il miglior giocatore del mondiale e Totò Schillaci sarà il capocannoniere di quel mondiale. E ogni palla che prendeva la tramutava in clamorosi gol. Mi viene in mente il gol con l'Uruguay, una cannonata da 30 metri, una bomba tirata proprio con coraggio, senza pensarci su due volte, insomma, tanta, tanta, tanta roba. Questo è Totò Schillaci. Quindi, per chi ha l'età, la mia età, ma anche 10 anni di meno, sa chi è Totò Schillaci. 10 anni di meno, no, devi avere l'età mia.
Sì, non te lo sei vissuto, ci cioè sto ripensando, ma mi sto vecchiando. E quindi a Totò Schillaci è legato un ricordo anche di infanzia e quant'altro. Tra l'altro, Schillaci è pure legato, qua richiamo in causa i grandi storici della Lazio che mi vedono, è pure legato alla Lazio, ma non Totò Schillaci, bensì Maurizio Schillaci. Chi era Maurizio Schillaci? Maurizio Schillaci era il cugino di Totò che giocò un anno nella Lazio e io ricordo perfettamente che questo Maurizio Schillaci, che adesso almeno se la passa bene se non sbaglio non se la passa neanche bene, ci fece vincere a Cagliari. Mi pare che stavamo in Serie B. Ci fece vincere a Cagliari Maurizio Schillaci, me lo ricordo ancora. Flash proprio della mia gioventù, se non sbaglio stavamo proprio in Serie B, ragazzi. Ecco, tanto per farvi capire. Forse la Lazio è di meno 9, spero di non fare confusione temporale. Ecco, e la notizia di Totò Schillaci, ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma stazionarie per questo maledetto tumore al colon che comincia ad imperversare, ragazzi. Qua ogni io ne sto a sentire troppi. Raga, io ve lo giuro, soprattutto il tumore al colon, io ne sto sentendo una marea. È una cosa proprio terribile. Terribile. A me dispiace, ma io un pensiero. Sto a fare sto video, devo essere onesto con voi. Il pensiero dov'è? Il pensiero è lo stesso che ho avuto quando Eriksson qualche settimana fa, in piena estate, rilasciò quelle sue ultime dichiarazioni, quasi una lettera d'addio al mondo. E lì era chiaro che Eriksson sentiva purtroppo sempre più vicino il suo momento. E il pensiero è molto to quanto gli manca. Io mi rendo conto che è un pensiero, che è un pensiero brutto, forse, però concedetemi di dire che, e permettetemi modestamente di dire in questo mio piccolo canale che è un pensiero umano che mi è passato per la testa. E fa male, perché Totò è giovane. Totò c'è ancora tanto da vivere davanti a sé. Lascia senza parole queste situazioni. Forse vi dico la verità, ci ho pure pensato se fa un nostro video. Per un attimo c'avevo una vocetta che mi frenava. Però sono onesto. Io vince sempre la linea di essere trasparente con voi, di non nascondere, di non mascherare, anche perché già viviamo in una società ampiamente mascherata. E non abbiamo bisogno di prenderci ulteriormente in giro. E io nel mio piccolo so così, mi sono sempre promesso di essere leale e trasparente con chi mi dedica il suo tempo nel vedermi, o anche addirittura nel commentarmi. E quindi questo video deve essere solo un pretesto per far capire a chi non ha avuto la fortuna di vederlo chi era il Totò Schillaci calciatore, ovviamente. E poi anche il Totò Schillaci uomo. E per chi ci crede, senza nulla pretendere, una preghiera per Totò ci sta in questa sua durissima battaglia, che mi auguro vivamente possa durare il più a lungo possibile. Ecco, vi chiedo scusa per i contenuti un po' forti di questo video, però avevo la necessità di parlarne in maniera tra virgolette intima, perché di intimo c'è ben poco in canale YouTube, insieme a voi, ok? Vi mando un abbraccio forte. Ciao ragazzi.